Triumph e Ducati con le gomme sporche ed il fango sotto i parafanghi, finalmente. Gemelle diverse. Attesissime per ovvi motivi, chiacchieratissime per altrettante ragioni, le moto concepite in Europa bruciano i primi litri di benzina in pista. È curioso, i due costruttori affrontano sfide quasi sovrapponibili seguendo logiche diversissime non solo sotto il profilo tecnico. Triumph ha un vantaggio di circa una stagione rispetto a Ducati, tant'è che l'inglesina ha già corso in America ed in Europa. Ecco la prima grande differenza. Da un lato si è pianificato di portare avanti, parallelamente, il programma americano e quello europeo. Dall'altro si è deciso di posticipare l'impegno negli Stati Uniti. A Talavera della Reina e nell'internazionale corsa domenica nel sud della Francia, la TF250X ha già dimostrato di avere un buon potenziale andando a podio. Per il debutto in gara della rossa bisognerà attendere un altro po', ma in tutti i casi la prima volta sarà in ambito nazionale. Diversa anche la sede di presentazione delle moto. Triumph lo ha fatto dentro la pista, quella del Nazioni francese di Arnay, a cui ha fatto seguito la vetrina di Anaheim, dove si è aperta la stagione Supercross. Ducati sceglie Madonna di Campiglio, evento leccatissimo. La Desmo 450 sfida in passerella vicino alla Desmo 16 di Pecco Bagnaia e alla Panigale V4R di Alvaro Bautista. Strategie diverse anche nella cilindrata. Triumph parte dalla moto che dovrebbe fare mercato, la 250. Ducati, coerente con quanto fatto nella sua storia, debutta nel motocross dalla Premier Class, la cilindrata più rappresentativa, la 450. Per annunciare il suo arrivo in un mondo che non gli è mai appartenuto, Triumph ingaggia Ricky Carmichael. Non lo fa per definire il carattere della moto. Il più grande crossista americano di sempre viene scelto per dare credibilità al neonato progetto attraverso la parola. Da un fuoriclasse all'altro, la risposta di Ducati è un nome ed un cognome, Tony Cairoli. Rispetto a Carmichael, Cairoli viene messo sotto contratto principalmente per incidere sul programma di sviluppo della nuova moto. Carmichael ci mette la faccia, Tony il polso. Sempre in tema di piloti, i nomi spesi da Triumph sono quelli di Ivan Tedesco negli Stati Uniti e di Clément Desailly in Europa, ma con loro c'è stata una grande abbondanza di tester meno conosciuti che hanno macinato ore in sella. Al nome di Cairoli, Ducati aggiunge quello di Lupino, dopo che Pezzuto aveva fatto le prime ore in pista. Mentre Triumph raccoglie più esperienze lavorando con piloti tecnici e strutture lontane e diverse, USA e Europa, Ducati preferisce circoscrivere il raggio d'azione affidandosi in questa fase a Cairoli, Lupino e la famiglia Maddi. Non so quale strategia porterà migliori risultati. Meglio raccogliere informazioni da piloti lontani e culturalmente diversi in tutto o limitare il raggio d'azione attraverso la sintesi? Nella fattispecie, la grande amicizia tra Cairoli e Lupino sarà un limite o un vantaggio? La loro carriera certifica la grande professionalità messa in campo, ma l'uno avrà la forza di imporsi sull'altro o in virtù della consolidata amicizia il pensiero sarà comune? I test di sviluppo portati avanti da Triumph si consumano quasi nell'anonimato. Dopo le prime uscite a porte chiuse, Ducati smette di nascondersi, almeno a Mantova, dopo la gara di Internazionale d'Italia. E il colpo di flessibile di Corrado Madì fa il giro del mondo. Dopo un weekend off, il Supercross riparte da Arlington. Nelle due settimane che separano la gara di Glendale da Arlington, team e piloti hanno avuto un tempo tecnico sufficiente per riordinare le idee. Vedremo allora come ripartirà il campionato più glamour della stagione. Ci vediamo alla prossima!